Benvenuti, bentornati, ben ritrovati nel canale di Crusa Gaming. Quest'oggi andremo ad analizzare insieme il freddo di Niego, fucile impulsi che ci danno con il Season Pass nella stagione degli arrivi, si dal telaio a impatto aggressivo. Andiamo subito ad analizzare i perk di quest'arma che secondo me in crogiolo devasta. E direttamente da light.gg vediamo che perk, le scelte sono molteplici. Vi dirò semplicemente quali sono secondo me i roll migliori, quindi i god roll per quanto riguarda il crogiolo, perché secondo me è un'arma prettamente da crogiolo. Per quanto riguarda le canne, o optiamo per la direzione controllata, questa qui, che ci dà più 10 in maneggevolezza e più 30 in rinculo. La maneggevolezza è il perk un po' più carente sull'arma, il rinculo più che altro è per la direzione del rinculo, non per la stabilità, ricordiamo, perché è molto importante, è molto diverso. Oppure il calibro pieno, calibro pieno che diminuisce la stabilità, ci dà meno 10 in stabilità ma aumenta la gittata, quindi su Destiny sappiamo che la gittata aumenta anche la precisione dell'arma, quindi per chi comunque vuole essere più preciso a distanze maggiori consiglio questa, quindi o l'uno o l'altro come perk. Quanto riguarda la colonna centrale, la colonna, diciamo, la seconda colonna, c'è poco da scegliere secondo me. Secondo me i proiettili a calibro elevato sulle armi di questo tipo, impulsi automatici eccetera, sono fondamentali perché fanno barcollare di più il nostro nemico e ci danno più 5 in gittata, che schifo non fa, anzi. Quindi proiettili a calibro elevato come secondo perk. Per quanto riguarda gli ultimi due, ci sono due scelte secondo me. Una è vento assassino, che aumenta mobilità, gittata e maneggevolezza per un breve periodo dopo un'uccisione, e implacabile, che secondo me è un perk molto molto forte, perché uccidendo dei guardiani iniziamo direttamente il recupero della salute. Il crogiolo comunque vi colpite entrambi, vi fate male entrambi, voi recuperate subito la vita se lo uccidete prima e siete pronti a un altro encounter. In alternativa, frenesia alimentare, che aumenta la velocità di ricarica ad ogni uccisione, in combinazione con caricatore multi uccisione, per chi comunque vuole fare più danni, vuole massimizzare il danno dell'arma, consiglio questa combinazione di perk, che è forte tanto quanto quella precedente. Ma altri perk, c'è il momento zen, è comunque molto forte, aumenta la stabilità ogni volta che colpiamo, occhio del ciclone, però quelli consigliati ve li ho appena detti. Essendo un telaio di impatto elevato, è un'arma che è molto molto lenta ma colpisce in maniera molto molto dura, come vedete inoltre dai video che passano nel frattempo. Ma andiamo a vedere inoltre il danno che fa. Freddo di Niego, come tutti gli archetipi del suo tipo, fa 34 danni in testa e 22 al corpo. Considerate che l'ultimo aggiornamento è stato aumentato il danno al corpo che fa, per permetterci di uccidere guardiani con due raffiche anche colpendo una volta in body. Considerate che i danni che state vedendo adesso sono nello standard di ferro, quindi molti che vedete che gli effettuo più danni del normale, come questo tizio qua poverino, è perché comunque sono più bassi di potere di noi. Come sappiamo, nello standard di ferro ci sono i vantaggi di potere, quindi per cui sono i danni maggiorati. Del discorso perk, quello che otterrete con il Season Pass è comunque un roll secondo me decente. Ovviamente non è il top, però comunque ci ho fatto un sacco di partite, ci ho fatto un sacco di kill, nonostante un archetipo che non ho mai utilizzato in maniera assidua. Come perk a questi qua che vedete adesso a schermo, quello del Season Pass, quello che otterrete a livello 45 del pass. Come perk per la canna avete solo una scelta, che è calibro ristretto, che comunque aumenta gittata e stabilità, ma caricatore flangiato sulla seconda, momento zen, causare danni con quest'arma ne aumenta la stabilità, e cerca teste. Cerca teste ci farà fare più danni in testa dopo aver colpito il corpo, quindi se con una raffica il primo colpo va al corpo e gli altri in testa farete molti più danni, però non è un perk molto utilizzato. Io utilizzo il caricatore di riserva per comunque massimizzare il quantitativo di uccisioni che vado a fare con un caricatore, e il prodigio di stabilità è comunque aumentato al massimo, che la stabilità sui fucili impulsi è molto molto buona. Come prodigio infatti quello che vi consiglio io è la stabilità. L'arma è buona ragazzi, secondo me in crogiolo comunque si può comportare bene, dato che l'hanno buffato questo archetipo, sicuramente probabilmente il gladio di Redrix sarà molto più forte di quest'arma, nello stesso slot, ma comunque il perk del gladio è più forte. Vi invito caldamente a provarla, vi lascio adesso ai gameplay che scorrono sotto. Ragazzi, mettete like se vi è piaciuto il video, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate dell'arma. Vi saluto e vi abbraccio con l'affetto di sempre. Una mossa potente. Zona C. Un'altra caccia comincia. A ripulire ci penserà qualcun altro. Tu, goditi la distruzione. Zona C persa.
conquistato la zona C. La zona di vantaggio è vostra. Zona B, persa. Hai conquistato la zona A. Hai la zona di vantaggio. Zona A persa. Restano 5 minuti. Zona B conquistata. La zona di vantaggio è vostra. Zona C persa. Zona C conquistata. Hai la zona di vantaggio. Zona A conquistata. Zona B persa. Ora tu sei il lupo. Concludi la caccia. Due abbattuti. Non invidio. Che i lupi riposino. La caccia è finita. La zona, sei in vantaggio, non mollare. Restano 3 minuti. Conquistata. Sei in vantaggio, non mollare. Zona A persa. Temibile. E due, tre abbattuti. Un altro nemico in meno. Una disciplina incredibile. Zona C conquistata. Ora tu sei il lupo. Concludi la caccia. Hai un notevole vantaggio. La cosa non sorprende. E due. Quello gli ha fatto male. Il fuoco si è spento. Zona A conquistata. Hai conquistato la zona B. Sei in vantaggio, non mollare. Zona C persa. Conquistata. Due zone a buio. Zona C conquistata. Sentiranno gli ululati e la paura. Il campo di battaglia è vostro. Finiteli.